Sicuramente nel nostro caso, in questa collaborazione che abbiamo avviata, ci sono tanti elementi su cui possiamo sviluppare una bella sinergia, che siano i prodotti locali, che siano le idee di marketing, di strategie turistiche, che sia anche il mercato turistico complementare che abbiamo fra noi e le vostre località. Sicuramente sono degli ingredienti su cui possiamo costruire una grande sinergia, e penso che la collaborazione avviata l'anno scorso, ripresa e rilanciata quest'anno, e che riprenderemo sempre di più, penso che sia il modo migliore per avviare una collaborazione che è già nei fatti, ma in cui crediamo tutti sempre di più. L'Italia è ampia turisticamente, ha tante caratteristiche e tante da scoprire, e credo che le montagne delle Dolomiti di Brenta, con la Calabria, le coste calabre, la montagna interna, la Sila, siano veramente dei punti di forza di entrambe le regioni e gli ambiti turistici. Quindi questo, credo che se troviamo un collegamento, un denominatore comune di promozione e direi commercializzazione turistica sui vari bacini d'utenza, ma magari unendo le forze, andando anche oltre i confini nazionali, credo che sia un'opportunità interessante. Oggi credo che il turista può cogliere tranquillamente l'inverno e l'estate insieme e poi spostarsi evidentemente nelle località di riferimento. E credo che questa sia un'opportunità che va studiata bene, ci vuole un'idea forte, interessante, e poi tutto il resto a livello di comunicazione, di marketing, arriva da solo. Terreno fertile per noi, si vede la qualità amministrativa, e soprattutto il fatto che amministratori siano comunque imprenditori. Mi ha colpito molto le parole e le argomentazioni del sindaco e del vice sindaco, che chiaramente devono essere da sprone per cambiare un pochino il nostro modo di pensare. Sono rimasto sorpreso dalla naturalezza di alcuni discorsi. Ci dicevano: guardi, alla fine noi siamo quelli che comunque lavoriamo e abbiamo l'interesse comune, e le poltrone, il prestigio non fanno parte del nostro modo di pensare. Ecco, queste sono delle riflessioni che noi tutti dobbiamo fare e che sicuramente ci permetteranno di muoverci in una direttrice comunque diversa da quella del solito. Loro sono leader, sono una macchina da guerra per quanto riguarda il turismo. Ho già parlato con il sindaco e mi ha dato grande disponibilità per alcune idee che stiamo portando avanti per il prossimo anno, ma anche per una sorta di sinergia di carattere commerciale, cercando di spostare o comunque far conoscere ai nostri clienti, ai loro clienti, delle realtà che oggi sono completamente diverse e distanti. In qualità di direttore di questo consorzio devo dire che le cose vanno per il verso che immaginavamo. Io purtroppo che cos'è che registro, no? Essendo in questi luoghi? Quello che praticamente è la sinergia tra il pubblico e il privato. Purtroppo devo dire, e lo dico con una vena malinconica nel cuore, da noi purtroppo questo non esiste. Esiste pochissimo, ed esiste in base se conosci più o meno qualcuno che ti può dare una mano. Questo per me non deve esistere, dovrà essere una cosa che va messa a bando, perché le buone idee, le persone vanno premiate sempre a prescindere, comunque bisogna programmare per iniziare a fare turismo a 360 gradi. Terre da Mare, una realtà molto giovane volendo, no? Parliamo soltanto di 7 anni, però ad oggi riesce a mettere insieme imprenditori turistici calabresi, imprenditori turistici lucani. Prossimamente entreranno dalla bassa Campania e dalla bassa Puglia, quindi vuol dire che è un soggetto che fa gola, e però nello stesso tempo ad oggi rappresenta tra soci diretti e indiretti qualcosa come 200 imprenditori turistici che messi insieme rappresentano 20.000 posti ombrelloni e 5.000 posti letto. Capite bene l'importanza di questo gruppo e quello che vuole essere per l'esterno, sia in termini di appeal per quanto riguarda le nostre terre da mare, ma anche dal punto di vista di quelli che sono i nostri fornitori, sempre di più e meglio interessati alle nostre iniziative consortili. Diciamo che sembra quasi anacronistico parlare di montagna mentre si pensa al mare, ma mi sembra una cosa veramente, un evento importante, perché la gente, vedo che continua ad apprezzare la dinamicità che ha questa funzione, che è quella di comunicare che ci siamo anche noi e siamo quelli del mare. Farsi conoscere è importante, perché
Se teniamo conto che i miei figli hanno frequentato per diversi anni il sud, ancora adesso che da noi, con noi non vengono più in vacanza da tanto tempo, ancora la ricordano come un qualcosa di veramente fantastico e ci stanno tornando. La comunicazione che voi state facendo è sicuramente interessante sotto questo punto di vista. Il gelato in montagna qua sulla neve non si scioglie, bellissimo, aggrega sia al mare, quindi al caldo, con la spiaggia, col mare e col divertimento al mare, ma soprattutto anche in montagna, cosa da non sottovalutare, perché veramente il gelato aggrega dappertutto. La Calabria è una delle terre che ci danno maggiori soddisfazioni per la vendita del gelato, quindi coniugare la montagna, la Calabria, il Trentino, la Calabria, fantastico.